Da viceparroco a Santa Maria in Trastevere, nel cuore di Roma, a una parrocchia di periferia, Torre Angela, per poi tornare come vescovo ausiliare al centro della capitale. Cosa porterà della sua esperienza di pastore nella chiesa di Bologna? Ma credo importerò tanto perché ovviamente sono le situazioni concrete che dove poi si deve rivelare la nostra attenzione per gli altri, il nostro servizio per gli altri. Per nostra fortuna non è mai virtuale, è sempre molto concreto, quindi legato a storie, a incontri, a dolori, a speranze. Lo è stato al centro di Roma, al cuore di Roma, nel quartiere nel rione di Trastevere, dove appunto, come ricordava, sono stato viceparroco e parroco per tanti anni e dove sono arrivato ancora prima con la comunità di Sant'Egidio, a cui appartengo da quando avevo 15 anni. E poi appunto la periferia, Torre Angela, questo quartiere enorme, questa borgata, dove l'immigrazione italiana ha accolto anche la presenza di tanti stranieri. Credo che quello che porto è la consapevolezza che il Vangelo risponde a tante, alle domande vere degli uomini e che c'è tanta sofferenza che deve incontrare quell'olio della misericordia che il Signore ci ha affidato. Appunto la misericordia, ci apprestiamo a celebrare il Giubileo straordinario della misericordia e tra le sue pubblicazioni c'è qualcosa che fa riferimento al perdono e anche alla confessione, sarà un sacramento, da rivalutare anche in questo Giubileo. Sicuramente perché ci aiuta a trovare gioia nel cambiare. Molte volte cambiare è faticoso, è anche un po', sembra anche un po' un rigore inutile. Penso esattamente il contrario, che cambiare, quindi la richiesta del perdono, il sacramento della riconciliazione è qualcosa che ci apre, non ci chiude. Se c'è un po' di sofferenza nel fare i conti con se stessi, fare i conti col Padre Eterno, è una sofferenza che poi in realtà ci aiuta a ritrovare cuore. Questo è il problema, credo, per noi. Manca tanto cuore nelle nostre città, nei nostri paesi. Per questo credo che l'anno della misericordia è un po' l'anniversario a 50 anni del Concilio Vaticano II, è quello che ci permette di riguardare il mondo non con la paura, non con la chiusura, con quel senso largo, quel di più che è la misericordia, di cui tutti abbiamo un enorme bisogno. Ed ora Bologna si mette in ascolto del popolo per camminare, assieme ai suoi fedeli? Necessariamente, perché credo che è soltanto l'ascolto che ci permette di entrare nella vita, di comprendere le domande vere. Il Vangelo non risponde ad una domanda astratta o teorica, o qualche volta, come dice Papa Francesco, si inventa le domande o risponde alle domande che nessuno gli fa. Io penso che il Vangelo risponde alle domande vere, per questo credo la prima cosa che è necessario fare è ascoltare. Mi ha aiutato tanto il Vangelo di domenica, in cui quello che fa Gesù quando chiama il cieco e gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Che sostanzialmente è: parlami di te, parlami dei tuoi sogni, parlami delle tue richieste, parlami della tua sofferenza, e io cercherò di risponderti. Mi sembra, mi ha aiutato tanto anche nel superare anche la consapevolezza del mio limite, della responsabilità a cui vengo chiamato, e anche la fiducia che poi ci penserà la provvidenza, ci penserà l'aiuto di tanti, ci penserà quella forza straordinaria della Chiesa che è la comunione, in cui tutti noi troviamo noi stessi proprio perché ci pensiamo insieme. Il suo accento romano si confonderà con quello emiliano. Questo me lo auguro, considerando un po' l'età, faccio un po' fatica, credo che temo duranno, quando ti ho mandato un piccolo saluto appunto alla chiesa, ai bolognesi, ho detto: mi dovete perdonare per un po', per un qualche inflessione, insomma, sono 60 anni che parlo in un certo modo, però credo che imparerò quella dolcezza di pronuncia, quella rotondità di pronuncia che
che è così cara, così affettuosa, così familiare come quella emiliana. E oggi dicevo che c'è qualcosa che mi ha sempre, quando l'ascoltavo, mi ha sempre fatto molta, mi ha sempre colpito, che quella parola della tenerezza, come viene così addolcita nella, nell'inflessione bolognese, l'ho domandata per me, per i bolognesi, chiedendo l'intercessione della Madonna di San Luca. Un altro tratto caratteristico proviene dal suo motto episcopale, quella della gioia nella forza del Signore, nella gioia del Signore è la nostra forza. E io ne sono veramente convinto, ed è anche la prova, io credo, che la gioia del Signore è davvero la nostra forza. La sapienza monastica, per esempio, l'uomo triste molte volte... No? Voi dite che mancano 4 mesi, guardate gli occhi, alzate gli occhi e guardate che campi, è bellissimo. È strana anche come cosa. Sì, sì, infatti, perché non è dice... solida. Eh no, cioè devi imparare a vedere quello che ancora non c'è, però c'è. Mm-hmm. Spesso non riusciamo anche a vedere quello che c'è. Mi vuole dire anche questa cosa, magari? No, perché parlando così. Un altro tratto distintivo del suo ministero è insito nel suo motto episcopale: la gioia del Signore sarà la vostra forza. E questo lo credo molto, Papa Francesco ha insistito tantissimo che il cristiano non può che non essere gioioso, e se non è gioioso c'è qualcosa che non va, e bisogna stare attenti, c'è qualche malattia, c'è qualche virus che circola nell'organismo. Per me l'esperienza è che il Vangelo davvero è gioia, e che anche l'uomo gioioso in realtà è quello che è più forte rispetto al male, non una gioia finta oppure così di un mondo senza lontana dalla vita, direi quella di che mi auguro tanto, quella di Francesco d'Assisi, che era un uomo gioioso ed era un uomo molto sofferente, estremamente sofferente, che però proprio nella grandissima sofferenza era cieco, quasi non riusciva più a parlare, e diceva: altissimo, onnipotente, buon Signore, diceva Laudato Si. Questa è la forza che ci permette di vincere il vittimismo, abbiamo tanto e non siamo mai contenti. La forza che ci permette anche di non scendere a compromessi con il male, di accontentarci di qualche piccolo spazio, insomma, ecco, volgarmente sarebbe gente allegra e ce l'aiuta, ma è un po' è vero, ma non perché ce l'aiuta quelli, tutt'altro, ma te ne accorgi di più, proprio perché te ne accorgi sai anche ringraziare, quindi quando scelsi il motto episcopale, che è quello che diceva il Cardinal Martini, quello che può servire per come dire, come riferimento anche, no? In realtà è indeciso fra due: questo, la gioia del Signore è la vostra forza, e l'altro, che è un versetto del Vangelo di Giovanni, quando Gesù invita i discepoli ad alzare lo sguardo e dice: voi dite che mancano 4 mesi alla mietitura, ma alzate lo sguardo e guardate, i campi già biondeggiano. Cioè imparare a vedere la realtà con occhi nuovi, non per immaginare quello che non c'è, ma per vedere quello che con gli occhi della rassegnazione, con gli occhi della tristezza, in realtà non sappiamo mai cogliere, cioè i tanti frutti che stanno aspettando di essere raccolti nel servizio, nella cura verso gli altri. E quindi insomma, speriamo che questo mi accompagni, e speriamo davvero di vivere nella gioia, di trasmettere gioia, gioia vera, gioia di vicinanza, di fraternità, di sconfitta della solitudine, non la gioia appunto, non piacere che serve per andare un po' avanti e per non cambiare niente, la gioia di cambiare le cose.